6 aprile, è domenica, siamo a Coatesa e forse si sta presentificando quello che desidero ogni anno, e cioè l'arrivo del battello. Sono le 3 meno 10, quindi i conti tornano. Ci sono due turisti, quello è il pontile. Il battello sta arrivando. Diciamo che dopo le altre, questa è la data che segna un ulteriore avvio del ciclo primavera, estate, autunno, confermando che il periodo di, chiamiamolo così, di vuoto di Amalthea Coatesa è solo l'inverno, perché il fatto che in aprile ricominci il ciclo del battello e oltretutto del battello grande delle tre, appunto, dicevo, segnala il ciclo forte del luogo qui, ossia il ciclo primavera, estate, autunno. Il battello è il Milano, assisteremo all'attracco, perché è un momento da annoverare nel ciclo del tempo passato qui, sulla terra isolata dal destino, come dice Emanuele Severino, e che va vissuta solo attraverso la percezione di tutti i diversi cerchi concentrici che lui chiama i cerchi dell'apparire. Il battello appare. Quindi da questo istante, in questo istante, in qualsiasi momento che passi, è eterno, perché solo la nostra impressione, stimolata dalla filosofia, è quella che le cose vengano dal nulla e finiscono dal nulla. Non può essere così perché è una contraddizione. Il battello c'è, questo attimo c'è. E anche quando ci sarà stato, c'è. L'altro evento nuovo importante di questa giornata è aver visto Vispo e Arzillo, il tartarugo Giove, che gira per il giardino. È domenica, pochi turisti, ma è anche aprile. Insomma, auguri al turismo lariano, perché un luogo così non può che essere vissuto da lontano, tentando poi di riprenderlo, quindi cammino, questo che sto camminando è il primo piano, cammino gli scalini che portano
al secondo piano, cammino il secondo piano, quello che porta all'entrata, e lì vediamo il battello che esce da questo cerchio dell'apparire, da questo cerchio concentrico. Lo lasceremo passare fino a quando scomparirà, senza naturalmente finire nel nulla. Dietro la casa gialla sul lago. Domenica, aprile, primo giorno che abbiamo visto il battello del ciclo primavera, estate, autunno.